Buonasera, grazie di essere intervenuti. Scusate, mi sono perso dal computer perché non sono riuscito a ottenere una giornata di festa dal lavoro. Però non avrei rinunciato a venire di Vincenzo per avere niente al mondo. Veniva qua che avevo sorrento a casa mia, potevo mai dire di no. Per cui con un occhio al giornale che sta per uscire domani, che per me è un piacere. E con un gran pezzo di Iurillo vi invita domani a leggere. Che fatto, domani, è fatto qualche quotidiano, c'è un'esclusiva di cronaca giudiziaria. Non soltanto per il mio pezzo, ma per tutta una serie di pezzi. Leggiamo il fatto quotidiano. Leggiamo il fatto quotidiano, lui è proprio il Vincenzo Imperato nel nostro sito, quindi ci invita questa serie di marchette. Ci siamo fatti con grande piacere, ma verità, e spero che io sono qui perché ho un'enorme stima di Vincenzo, a prescindere dall'amicizia, per il coraggio, la forza e l'incisività con cui affronta questa sua battaglia semi solitaria contro il potere delle banche, che è uno dei pochissimi veri poteri intoccabili rimasti in Italia, capaci di condizionare la politica in una maniera incredibile, molto più di quello che appare. Vincenzo ha fatto una scelta di vita e di professione molto coraggiosa, abbandonando qualche anno fa un posto sicuro in un istituto di credito che era per la sua generazione, forse anche per la mia, il sogno di tutte le famiglie, no? Ricordo una cosa che scrisse Luciano De Crescenzi nel libro dove si parlò della vista raccontata della mamma che era preoccupata della sua scelta di fare l'ingegnere informatico e di essere andata all'Iena, ma che disse, ma scusa, ma Luciano, ma non ti potevi impizzare in un abbaglio come fanno tutti, che quelli alla fine del mese sotto per pagarti lo stipendio ce l'hanno per forza. Ebbene, applicando insomma questo concetto, tra virgolette, brutale, diciamo, Vincenzo aveva un posto sicuro in un grande istituto, ne è uscito, tra virgolette, scandalizzato da quello che ha visto, da quello che ha raccolto, da quello che ha letto, da quello che ha sentito, e ha messo la sua esperienza a disposizione di noi, tra virgolette, poveri utenti degli istituti di credito, costretti per scelta scientifica ad ignorare i meccanismi con i quali funziona la raccolta del risparmio in Italia e di conseguenza le scelte che incidono in maniera profonda sulla nostra vita, che non è soltanto quella di scegliere un conto corrente, ma è anche, per esempio, e soprattutto quella di scegliere un mutuo per acquistare una casa. E infatti il manuale di Vincenzo affronta esattamente questi temi. È un libro divulgativo dove la parola è da interpretare nel senso migliore del termine, cioè quello di rendere comprensibile, anche chi non ha fatto studi specifici di settore, una materia altrimenti complicata. Ed è stato scritto con lo scopo di districare gli utenti dalle mille trappole che vengono disseminate intorno al cammino di chi entra in una banca o si affaccia a un colloquio con un intermediario o ad un operatore finanziario. Qui in particolare, come dire, nella quarta di copertina, proprio come se fossimo, come dire, proprio dei ragazzini alla terza media, questo magari proverò a farlo leggere anche a me, più tardi, viene proprio descritto lo scopo per quale questo libro è stato scritto. Le sette cose che devi sapere prima di entrare in una banca, poi Vincenzo ci spiegherà perché sono sette, non sei otto. Le tre domande per scegliere il mutuo adatto a te. I tre passi per individuare il consulente di cui fidarti, che presumo siano i tre passi che si fanno con la sedia alla tua. Perché lui adesso questo fa di mestiere, diciamo. Lo possiamo dire. Aziendale. Non finanziario. Aziendale. I quattro errori da evitare in finale. Io, dopo aver sommariamente letto un grande capitolo scritto per le due parti, mi sono scritto la domanda che volevo sottoporre a Vincenzo, l'imperatore, per anche cominciare il dibattito, eventualmente anche allargando a voi. Allora, anzitutto parli di consapevolezza finanziaria e non di educazione finanziaria. Che cosa significa? Sì, dopo aver denunciato, ma la cronaca poi ci ha aiutato insomma, a confermare le mie denunce, sette anni fa sono stato il primo a denunciare dall'interno quel mondo che poi la cronaca ha
ha evidenziato, ha confermato. Ho denunciato in 3 libri tutto ciò che è successo e che potrebbe ancora succedere. Altro da denunciare non c'è. Cioè, tutto ciò che è possibile che avvenga all'interno di quel mondo là è stato scritto, è stato denunciato. Era anche un modo, la fase d'estruenza, un modo di far assumere consapevolezza alle persone attraverso la denuncia. Tu me lo insegni, fai questo mestiere qua, attraverso la denuncia fai più sangue e arrivi prima alle persone. Cioè, se dici c'è il morto, e il morto è successo per questo, la gente legge. Quindi si è alzato il livello di consapevolezza. Ma ci siamo accorti che nel nostro paese, caro Enzo, circa l'85% degli italiani ha un livello di cultura finanziaria quasi pari allo zero. Sempre che veniamo dopo la Bolivia, cioè in Europa ultimi in assoluto, e veniamo a livello, siamo a livello della Bolivia. Ma questo non è solo un problema di spessore culturale. Penso che il giornalista Il Fatto Quotidiano è di Cile, di Firenze, non so. Marco Travaglio che ha come dicendo mille volte più illa, che mi ha fatto la prefazione al mio terzo libro, mi disse: Vincenzo, io posso trasformare la lettura del tuo libro in una nota politica, perché di finanza non capisco come fare. Travaglio, questo per il professor De Masi, che tutti conoscete, sociologo, spesso presente in televisione, un mese fa mi disse pubblicamente: io di finanza non capisco nulla. Quindi non è un problema di spessore culturale o intellettivo. Il nostro paese, come diceva giustamente prima Enzo, è stato costruito per circa 50 anni, 60 anni, in maniera tale da rendere la cultura finanziaria, l'educazione finanziaria, una chimera per tutti. Nel nostro paese si è fatta educazione civica, si è fatta educazione sessuale a scuola, se mi ricordo negli anni 70, si è fatta educazione fisica, sportiva, tutti i tipi di educazione. L'educazione finanziaria non se ne fa un'ora a scuola, non si fa educazione finanziaria. Questo perché la lobby potente delle banche controlla il sistema informativo, quindi meglio ignorante, perché con l'ignorante io posso agire e fare le cose che ritengo più opportuno. E allora mi sono detto: benissimo, ma citando sempre i nostri conterranei, Massimo Troisi, in un suo intervento la domenica in Tarippa, quando gli chiedeva: ma sei una persona colta, tu leggi? Tipo, colta è una parola forte. Leggo, riesci a farla così, ma loro sono tanto a scrivere, gli scrittori, sono soli a leggere. Quindi sfrutto questa occasione per dire il gap oramai di cultura, per colmare questo profondo, come dire, questa profonda lacuna di educazione finanziaria, di cultura finanziaria enorme. Cioè, se ci mettessimo ora, capite, parecchie persone con i capelli bianchi, quindi non ne avete diritto, non posso pretendere da voi che voi leggiate manuali di finanza. È troppo quel divario, ma probabilmente neppure un giovane oggi riesce ad essere fortemente orientato a dire: benissimo, voglio imparare la finanza e mi dedico 6 mesi a questo. È troppa la distanza, non è possibile. Allora dobbiamo dire: qual è lo stadio precedente all'educazione finanziaria? Visto che oggi, dopo tutto quello che è successo, l'educazione finanziaria è stata affidata alle banche, un po' come dire: diciamo, i pasticceri fanno le borse di dieta, no? Di nutrizione, di sana nutrizione, chiamo pasticceri. Oppure chiamo abbonandomi di Totorino e gli dico: fare un bello corso sulla legalità. Per fare un corso di educazione finanziaria alle banche stiamo più o meno allo stesso livello. Educazione finanziaria alle banche? No. Partiamo dal livello precedente. Cioè, prima l'educazione finanziaria viene la consapevolezza finanziaria. Cioè, se vogliamo proprio semplificarlo, chi c'è capito bianco in questo caso è aiutato. Voi vi ricordate i primi giorni di scuola all'elementare? Noi cosa facevamo per giorni e giorni e giorni? Il mazzarello, pagine e pagine e pagine e pagine di mazzarello. Oggi i ragazzi scrivono direttamente vocali. Io facevo questa asticella per pagine per ricordare. Bene, siamo in questo libro qua a un livello di mazzarello. Fai un livello di mazzarello, a Roma forse non ci capisco. Siamo a livello delle mazzarelle, cioè siamo in una fase pre educazione finanziaria. Siamo nella fase della consapevolezza, cioè qual è il percorso mentale
che devo fare io, Iurillo, voi qui presenti, prima di entrare in banca, e non necessariamente sapere la differenza tra un'obbligazione strutturata e un'obbligazione subordinata, che già si è detto così, ok, no, ma il percorso mentale che da consumatore, che siamo dei consumatori, devo fare prima di entrare in quel posto là è necessario. Noi oggi conosciamo il software, tutti gli ingegneri informatici conosciamo lo software per stare qua. Nessuno di noi è ingegnere informatico e sa questo, no. Però siamo cresciuti con la cultura di una generazione che era alto per me. Però ho dovuto imparare 3-4 cose, assumere 3-4 consapevolezze che mi permettono di entrare in una cosa e dire voglio il telefono, io che abbia questa memoria. E ho imparato la differenza tra byte, gigabyte, kbyte, non sa qual è, ma solo che giga più grande. E mi serve questo. Se invece mi devo mettere a studiare l'informatica per capire la differenza tra gigabyte, e quando me lo compro un telefonino. Oppure i pixel della macchina fotografica. Io voglio dire pixel, non so neppure cos'è. Però so che più pixel ci sono, meglio viene la fotografia. E poi entro in un negozio e dico, voglio un telefonino che abbia questa capacità di memoria, almeno 64, poi ho pensato dai figli, che cosa è più orientato. E che abbia questi pixel per la macchina fotografica. Ho più consapevolezza quando acquisto questo telefono? Sicuramente. Beh, non possiamo più sottrarci da questo. Siamo tutti responsabili. Perché fino a quando il sistema era coperto, caro Enzo, da un velo di subito, con convivenza, anche con i nemici, anche con informazioni. Perché oggi il pendolo è stato sopra. Tutti sappiamo quello che succede in quel mondo là, ma oggi tutti siamo responsabili se continuiamo ad essere, tra virgolette, un pochettino ignoranti in termini di consapevolezza finanziaria, non in termini di cultura e di cose. Quindi, quando parlo di consapevolezza, il percorso prevede, andiamo prima, andiamo nelle mazzarelle, il percorso prevede, devo scegliere una banca, ok? Ma cosa devono fare le persone che non sanno nulla? Ok, è una domanda classica. In oltre 300 presentazioni, da 7 anni a questa parte, mi fanno alla fine della prima. Ma quale banca mi consiglia? È un classico. Io non faccio marchette, quindi non consiglio nessuna banca. Consiglio il percorso per scegliere la banca. L'abbiamo reso, come dire, molto masticabile nel libro. E fate tre cose, molto semplici. Non sapete nulla di finanza e va bene, fate tre cose. Pigliate questo nel telefonino, vi andate su Google e digitate CET 1 e il nome della vostra banca. CET 1 e a fianco ci mettete Banca di San Gimignano, eccetera. Rubi esce un numero, il web vi fornisce tutte le classifiche di questa banca, ci stai vedendo la banca 2. Se il numero è superiore a 12, dormite sonni tranquilli. Se il numero è tra 8 e 12, dormite. Se il numero è inferiore a 8, state svegli e all'indomani andate in banca e andate a dire i vostri risparmi. Ok, semplicissimo. Io vi devo mettere a spiegare cosa è il 101. Potreste stare 6 giorni, è un indice di misura la patrimonializzazione della banca, cioè quanto è solida la banca, quanto la banca il giorno in cui tutti quanti voi correte allo sportello e andate a prendervi i soldi, quanto tempo ha prima di abbassare le saracini che non ho più i soldi da restituire, un po' quello che è successo in Grecia, se non so se questo indice misura la solidità della banca. Se questo indice è superiore a 12, tranquilli però. Quando è il massimo? No, 15, 16, 8, non c'è un massimo. Oggi stanno pure del 101 a 19, a 20. Ma è proprio sopra. Bene, sì. C'è il sito che ha fatto una classifica. Perfetto. Se invece lo trovate sotto l'8, state svegli, non dormite quella notte là. Scappate, andate a prendere i risparmi e portarli in una banca che abbia questo indice a minimo tra 8 e 12, se è superiore a 12, meglio. Dice ok, ma è imperato, però tutte le banche sono fallite, il collega me lo può insegnare, il giorno prima del fallimento avevano 101, questo indice.
molto superiore a 12. 15 minuti prima di morire, ancora okay. 15 minuti prima di morire, 15 minuti prima di morire, ancora più. E tu mi fai vedere questa cosa, può essere pure meno di 25 questo indice, e poi 15 minuti prima di morire, però la, a me cosa serve tutto questo? Sì, allora, facciamo un altro piccolo passaggio. Siamo persone poco informate di quello che succede, di rumors, come si dice nel gergo, di rumors che riguardano la nostra banca. Non il rumors del direttore di Piano di Salvento, ha questa relazione, no, questo rumors non ci interessa, è gossip, non ci interessa. Ogni riferimento. E... invece a me ci interessava, ci interessano i rumors che i mercati sempre, sempre, sempre hanno manifestato nei sei mesi antecedenti il fallimento. E dici, beh, non mi muovo sempre a leggere solo 24 ore, non riesco a leggere la pagina finanziaria del Fatto Quotidiano, devo leggere il sole? No, no. Traduciamo. Esiste un servizio di Google, tutti oramai anche i capelli bianchi, un servizio di Google si chiama Google Alert. Basta un indirizzo Gmail, ok? E vi iscrivete a questo servizio, si chiama Google Alert, con una L nella quale è la doppia, ok? Beh, ora voi vi mettete, là sopra là scrivete, voglio tutte le notizie che escono nel mondo sulla banca di San Gimignano. Sul banco, beh, non è detto che tutti i giorni vi arriveranno delle email che vi danno le notizie sul banco di San Gimignano. Io mi devo leggere tutte le... No! Ma se tutti i giorni mi arrivano le notizie, crolla il titolo della banca di San Gimignano. Il CDA convocato un gesto del CDA della banca di San Gimignano. Poi la D della banca di San Gimignano si è appena partito per esatto, la D della banca qualche segnale iniziamo ad avere, qui non possiamo poi nasconderci dietro al fatto ma io non sapevo nulla. Nel libro è citato il caso di Banca Etruria, piccola banca. In sei mesi che ci ha dato la per altre ragioni non solo finanziarie. Sì, per connessioni politiche. Nei sei mesi antecedenti il fallimento, chiamiamolo fallimento, le banche non falliscono, ma sono poste in una procedura si chiama liquidazione patalista, nei sei mesi antecedenti il fallimento, i rumors su Banca Etruria erano assordanti. Cioè, se solo qualcuno si fosse limitato a leggere qualche cosa che scriveva il giornale di Lucca piuttosto che il gazzettino di Pisa, stiamo parlando di giornali locali, quelli più dentro, quelli più vicini alla notizia, le davano quelle notizie là, davano le notizie delle difficoltà che stava avendo. Ok, se ogni giorno mi arriva sta mail e come dice questa cosa qua, ho un elemento in più rispetto